Ieri non ce l'ho fatta. Avevo uno di quei miei periodi quando sono KO, devo riposare, quindi preferivo fare un giorno di pausa. Volevo farvi vedere se si vede. Oggi ho il pubblico. Vedete lì sotto il divano che la bimba mi ha preparato il pubblico così non suono tutta da sola. Allora, oggi per tenermi un pochino più tranquilla, mi sono ricordata un brano bellissimo. Peccato non c'è il pianoforte, ma vale anche così. Vi presento un compositore boemo del periodo classico, classicismo. Si chiamava Jan Krstitel Weinhall oppure Johann Gottlieb. Vabbè, Weinhall, mi sfugge, poi mi ricorderò. Johann Baptist, ecco, Baptist Weinhall. È nato in un paesino piccolo in Boemia dove ha imparato a suonare il violino. Poi una contessa che l'ha sentito suonare lo ha portato con sé a Vienna dove ha studiato da von Dietersdorf. È diventato talmente famoso a Vienna che era forse uno dei primi musicisti che è riuscito a vivere solamente grazie alle sue composizioni, perché ho scritto un po' di appunti. Sembra che ha scritto un centinaio di quartetti, più di 75 sinfonie, la musica sacra e tutto il resto. Quindi è diventato davvero famoso. Ha suonato nel quartetto con Haydn, Mozart a Dietersdorf. Penso che ha suonato la viola, se non sbaglio. E se mi ricordo bene, che si narrava quando studiavo al conservatorio, che è stato il primo che ha scritto un concerto, penso un concerto per viola, comunque un brano importante per viola. Per flauto, so che esistono due sonate, poi magari ce n'è un po' di più, ma adesso non mi ricordo. La sonata in sol maggiore è molto bella, ogni tanto la inserisco nel concerto, la faccio suonare spesso ai miei allievi perché è bella, è melodica, ci sono tantissime pause, quindi volendo uno può anche riposare un attimo. Quindi oggi vi suonerò il secondo movimento di questa sonata in sol maggiore numero 2. Takže všechny zdravím do České republiky. Včera jsem byla trošičku nebylo mě nějak extra dobře, tak jsem si říkala, radši si odpočnu. Takže proto jste mě neviděli. Pro dnešek jsem si nachystala českého skladatele z období klasicismu Jana Křtitele Vaňhala. Flétnisté jste ho znají, kvůli jeho sonátě G-dur, on těch sonát napsal trošku víc, já vím teda o dvou, jo? Předpokládám, že jich je víc, G-dur a pak znám jednu C-dur. Ta G-dur je nádherná, vesměs se hrává na hudebních školách. Já ji sem tam někdy zařazuji do programu, protože fakt je velmi milá a pěkná. Takže dneska vám zahraji druhou větu tady z té sonáty. Je to Andante cantabile. Quindi, Weinhall, secondo movimento della sonata in sol maggiore.
La melodica del periodo classico boemo è molto bella. Sono le melodie semplicissime che parlano al pubblico, alla persona, parlano direttamente dal cuore. Ogni tanto si fanno le battute che Mozart ha imparato dai compositori boemi, che ha conosciuto Van Hal, ha studiato da Myslivecek, e in tutta l'Europa ce ne sono stati tantissimi che sono andati via per lavoro, quindi il periodo classico boemo è davvero molto bello. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo domani. Volevo anche avvisarvi che settimana prossima sarà l'ultima settimana che ci vediamo. Non è che non voglio più suonare, oltre il fatto che mi sta già piano piano finendo il repertorio, ma le cose belle devono finire. Quindi settimana prossima sarà l'ultima. Va bene? Quindi tanti saluti da Treviglio e a domani. Ciao!